Per quanto riguarda la problematica parco giochi, ho visto che è stato dato poco risalto all'intervento che l'assessore ai lavori pubblici ha fatto su un quotidiano locale non più tardi di sabato scorso, dove, leggendo un manifesto in piazza, la giunta Liuzzi distrugge il parco giochi, dico probabilmente qualche mio collega, sta perpetrando un atto ai danni dell'assessorato ai lavori pubblici. Mi sono preoccupato di questo perché dico, fino a prova contraria, se si realizza una strada, l'iniziativa per realizzare una strada non può che partire dall'assessorato ai lavori pubblici. Mi sono preoccupato di dare quell'intervista a Fax della settimana scorsa, dove in quell'intervista ho puntualizzato concretamente, per quello che chi mi conosce in genere cerco di essere concreto nelle cose che dico e faccio, concretamente quali sono gli atti che in genere vanno fatte per poter realizzare una strada. Siccome c'è un piano triennale dove da 20 anni, 30 anni viene rimessa la strada perché è una strada di piano regolatore, c'è al piano triennale un piano annuale di opere. E poi ci sono delle priorità che in genere io ho l'abitudine di fare ogni anno e dire guarda, abbiamo delle priorità da fare perché in base alle somme poche che abbiamo a disposizione bisogna realizzare delle opere pubbliche. Nel piano annuale, al di sotto, e opere al di sotto dei 100.000 euro, perché non è stata inserita un'opera del genere, perché è un'opera che costa più di 100.000 euro, quindi non è una priorità, innanzitutto. Due, se andiamo a dare uno sguardo a quello che prevedeva il piano regolatore, è chiaro che la strada di piano mangia un bel pezzo di parco giochi da sopra fin sotto. Se la spostiamo più in là, bisogna abbattere due muri, due manufatti, la strada costerebbe da un computo metrico con l'abbattimento di due manufatti e con particelle di zona di piano regolatore catalogato B, costerebbe 392.000 euro, 103.000 euro per realizzare la strada, più bisogna abbattere i manufatti, più bisogna pagare. Allora io ritengo che per i problemi che abbiamo anche di carattere economico non va utilizzato né la prima ipotesi, non può essere utilizzato per un fatto oggettivo, né la prima né la seconda ipotesi. E quindi dico, o qualcuno sta perpetrando qualcosa ai danni dell'assessorato oppure c'è qualcosa che non quadra. Allora io ci ho tenuto in quella intervista a dire che per realizzare concretamente, quindi ho ringraziato i cittadini che si interessano agli spazi che noi abbiamo, quegli spazi pubblici che abbiamo, quindi ho colto l'aspetto positivo dell'iniziativa, cioè un interesse a mantenere intatto uno spazio e che io credo che questo sia un obiettivo e un interesse da parte di tutti, sia se oggi governa un'amministrazione di centrodestra che se governasse un'amministrazione di centrosinistra. Nessuno mai si permetterebbe di pensare di distruggere uno spazio pubblico per metterci qualcos'altro. Dopodiché, dico, dal punto di vista tecnico, concretamente io portavo le fasi per poter realizzare una strada. E leggo testualmente. Uno, che l'iniziativa sia presentata dall'assessorato alle infrastrutture. Io non ho mai presentato un'iniziativa del genere. E non mi sono manco, non ho manco pensato di presentare un'iniziativa del genere. Due, che ci siano le somme a disposizione. Qualunque sia la situazione, diciamo, il percorso, non ci sarebbero le possibilità oggi per realizzare, sia se andiamo a distruggere, chiamiamo così, che se la andiamo a spostare così in maniera molto semplice, un poco più in là. Terzo, che ci sia un impegno di spesa. Non c'è, non è mai stato fatto un impegno di spesa per realizzare una strada. Se guardiamo quella delibera di giunta, dice non comporta oneri per l'amministrazione comunale. Quello è un segnale, è comunque una delibera di giunta che proposto dall'assessorato all'urbanistica e non, quindi vuol dire che non sta decidendo di costruire una strada. Quarto, che venga realizzato un progetto definitivo completo di computo metrico estimativo approvato in giunta. Questo non c'è. Quinto, che venga nominato un responsabile del procedimento, che venga avviato il percorso di acquisizione delle aree, che l'ufficio approvi il progetto esecutivo con una determina, che si proceda a bando. Siccome di tutto questo non è stato realizzato nulla,
Quindi dico, forse si sta pensando un qualcosa sulla testa dell'assessorato ai lavori pubblici. Questo è un aspetto. Questo è un aspetto. Un ultimo aspetto e poi concludo. Sì, un ultimo aspetto e poi concludo. Allora, l'assessorato ai lavori pubblici, siccome il problema, e non è un problema di strada, sì, strada no, è un problema di traffico, se non esisteva un problema a monte non ce lo saremmo mai posto, quello di pensare dove costruire una strada. Concretamente invece è stato presentato un progetto, un computo metrico estimativo di 23.000 euro qualora, diciamo, non c'è l'accessione volontaria ma c'è l'esproprio, se risparmiamo, diciamo, c'è l'accessione volontaria e costa molto meno, e questo è stato, diciamo, è concreto perché vedrà la luce a brevissimo, ed è l'allargamento di via Gobetti. Questo, l'allargamento di via Gobetti, dove prevede una strozzatura che oggi non permette un deflusso, diciamo, in sicurezza del traffico, è un'opera completa messa in priorità nell'elenco delle opere annuali, messa in priorità anche nella programmazione 2010, insieme a un'altra bretella che è quella di via Patrella, insieme ad altre opere minori. Un ultimo aspetto volevo dire, poi magari rispondo. Quindi, e siccome c'è comunque un problema di traffico, l'allargamento di via Gobetti già ci darà un'idea, se un primo obiettivo, quello di incominciare a portare un po' di traffico, non più dal semaforo, da via Tommaso Siciliani, ma altrove, lo abbiamo raggiunto. Poi analizzeremo anche lo sbocco dall'altra parte. Qui andiamo su via Gabriele. Dice, un altro aspetto va, se il traffico, la problematica traffico non è risolto o non abbiamo trovato la soluzione che fosse più idonea, l'amministrazione comunale rileverà la zona, cercherà di capire se ci sono, quale potrebbe essere un progetto che non distrugge il parco gioco ma lo amplia e che risolva anche il problema del traffico. Ma quando avverrà questo si potranno fare i dibattiti, si analizza, si vede, si, diciamo, discute, ma qui non ci saranno le firme su progetti, determine o qualcos'altro che possa distruggere il parco giochi, perché è a cuore nostro ed è a cuore, io credo, delle associazioni che, diciamo, attivamente, e quando, diciamo, un'associazione si interessa delle problematiche della città va apprezzato, quindi attivamente si sono interessate a una problematica. Io mi auguro che al termine di questo dibattito venga messo un punto di chiarezza e che alla fine tutti siamo più sereni, che non c'è volontà da parte di nessuno di distruggere uno spazio che è nato per la fruizione da parte della città.